Benvenuti in questa nuova lezione. Questa volta, come promesso, faremo fare dei salti al nostro personaggio. Allora, intanto ho preparato questo nuovo spreadsheet che troverete linkato in descrizione, che ho già salvato, e quindi inizierò con trascinarlo all'interno della nostra cartella sprites, dove già avevamo i nostri precedenti sprites. Quindi prendendo la cartella dei progetti andrò a prendere il nostro nuovo spreadsheet, lo trasciniamo, andiamo a fare l'operazione che abbiamo fatto l'altra volta, quindi dire togliere il filter mode e mettere il point no filter, settare il multiple, salvare e poi attivare lo sprite editor. Anche in questo caso faremo un slice automatico. Andiamo a verificare le dimensioni, vediamo, sono sì, più o meno potrebbero andare bene, diciamo 99 130 97, portiamoli tutti e due più o meno alla stessa dimensione, direi portiamo 99 anche questo, in modo che siano più o meno uguali. Ok, così va bene. Facciamo apply. E anche in questo caso ci ritroviamo con, ok, dei nuovi sprite esattamente grandi quanto gli altri. Cosa facciamo di questi nuovi sprite? Andiamo ad inserirli nell'animazione del nostro precedente personaggio, perché vogliamo eseguire un'animazione di salto, ok, e un'animazione diversa, diciamo, quando il nostro personaggio inizierà a ricadere dopo il salto, a seguito dell'applicazione della forza di gravità. Quindi prendiamo subito il nostro player, andiamo in animation, andiamo ad aggiungere una nuova clip, assicuriamoci di essere dentro la cartella asset animation dove abbiamo già creato le altre e andiamo a creare un player jump. Ok, una volta creato il nostro player jump direi che possiamo anche trascinare dentro la nostra immagine che vogliamo utilizzare per il salto. Ok, in fase di salto lui unirà le gambe e basta, ci sarà questa pseudo animazione, diciamo, fatta da un singolo frame. Dopodiché andiamo sempre qui, andiamo in create new clip e andiamo a creare player fall, ok, per la fase di ricaduta del nostro personaggio. Andiamo a salvare e andiamo a trasferire il nostro sprite all'interno della nostra timeline, ok. A questo punto nel nostro animator sono successe varie cose. Intanto sono stati inseriti questi due nuovi stati, ok, quindi i nostri vecchi player stop e player walk che abbiamo visto funzionare precedentemente, più altri due stati, il player jump e il player fall. Benissimo, allora intanto eseguiamo il nostro giochino e vediamo lo stato attuale delle cose. Quindi si spostava da una parte all'altra e subito direi che dobbiamo fissare, prima di introdurre il salto, due cose. La prima è questo audio altissimo, che è anche fastidioso. La seconda è che quando camminiamo verso destra e poi rilasciamo il pulsante, il personaggio ritorna girato verso sinistra. E questo è un bug che andremo a fissare immediatamente. Allora, prendiamo il nostro player, prendiamo il nostro script player logic, ok. Qui avevamo determinato la rotazione del personaggio. Quello che possiamo fare è aggiungere un nuovo metodo. Allora, chiamiamolo private, magari è scritto giusto, private void, lo chiameremo switch direction, ok, in questo modo.
SVG Direction riceverà un float che lo chiameremo Player Direction. Così. Prenderemo questo codice, che era il codice per effettuare lo switch del personaggio. Andremo a toglierlo, diciamo, da qui. Ok, Ctrl X, Ctrl V. E il controllo che dovremmo andare a fare è che se player direction, quindi if player direction è uguale a 0, ok, allora direi di fare un bel return, non deve fare niente. Questo perché? Perché sostanzialmente cosa succedeva? Che veniva eseguito lo start walking dove gli passava player direction, ma nel caso in cui il personaggio fosse fermo, a start walking veniva passato naturalmente 0. Questo 0 cosa implicava? Implicava che il personaggio veniva sempre ruotato in base a quello che avevamo deciso prima, nella direzione a sinistra, praticamente venendo disabilitato il flip x. Quindi quello che andremo a fare è qui aggiungere un switch direction, perché comunque ci servirà, passandogli ovviamente player direction, e player direction la prima cosa che farà sarà verificare se la direzione in realtà di spostamento è 0, quindi il personaggio è fermo. Se è fermo non deve alterare, diciamo, la direzione settata precedentemente dal movimento o a sinistra o a destra. Ctrl S, Ctrl B, compiliamo, ritorniamo su Unity e fissiamo anche un'altra cosa, che è del nostro player il volume dei passi. Quindi direi di andare a prendere il nostro audio source e in volume, qui è settato a 1, direi di portarlo a un punto 4, diciamo sotto sicuramente la metà. Ok. Eseguiamo e vediamo se funziona tutto. Ok, questa volta il personaggio rimane girato, diciamo, nella direzione corretta. E già il primo fix l'abbiamo fatto, e sicuramente sono dei passi è meno fastidioso. Ci fermiamo e andiamo nel nostro motore a stati. Ok, allora cosa vogliamo fare? Vogliamo far sì che quando viene premuta la lettera V, ok, perché se vi ricordate avevamo deciso di utilizzare VASD, dove la lettera V era il salto, ok. In questo caso vogliamo che il nostro personaggio salti. L'altra cosa che dobbiamo fare è far sì che non sia possibile, premendo continuamente W, che l'azione di salto venga ripetuta all'infinito. Questo non avviene perché ci siamo già portati avanti nella precedente lezione, abbiamo inserito questo controllo, if grounded, cioè se l'omino ha i piedi per terra. Quindi solo se ha i piedi per terra gli faremo eseguire il salto. Quindi direi che la funzionalità di salto verrà inserita qua. Quindi diremo if input punto. In questo caso, quale dei due ci servirà? Ci servirà non quello che viene eseguito quando il pulsante viene continuamente tenuto premuto, altrimenti continueremmo a eseguire salti all'infinito, ma quando l'utente, diciamo, inizia a battere per la prima volta il pulsante. Quindi intercettiamo soltanto lo start della pressione del pulsante, quindi get key down. E in questo caso il key code che andremo a mappare sarà W. Ok. E cosa faremo? Niente, richiameremo una nuova funzione che si chiamerà jump, che andiamo a definire qua sotto. Quindi definiamo una private void jump. Eseguire il salto, che cosa ci servirà? Ci servirà una cosa che non abbiamo ancora visto, ovvero la possibilità di applicare una forza vettoriale, quindi al nostro rigid body. Come
Quindi intanto inseriamo una riga di log, debug.log, gli mettiamo un messaggio, player jump, ok? Dopodiché andiamo a prendere il nostro rigid body, punto, e c'è add force. Add force che cosa vuole? Vuole un vettore a due dimensioni, x e y, perché stiamo andando a utilizzare ovviamente l'add force di rigid body 2D. Quindi andremo ad imprimere la nostra forza, quindi creeremo un nuovo vector2 e qui dentro dovremo andare a passare, diciamo, due valori. Visto che è un salto, l'asse delle x non verrà impattato, l'asse delle y invece sì. Mettiamo ad esempio 10 per cominciare. L'altro parametro che potremmo passare è il force mode, quindi il force mode direi di settarlo a impulse in modo di dare una spinta iniziale al nostro corpo, una spinta iniziale basata sul settaggio del valore della massa. Ok, questo dovrebbe imprimere, diciamo, una forza al nostro personaggio. Perfetto, quindi direi intanto magari di parametrizzare questo valore e poi di andare a provare se il tutto funziona correttamente. Facciamo Ctrl S, Ctrl B. Per adesso questi stati li lasciamo qua e andiamo a parametrizzare, come abbiamo detto prima, che cosa? Nel nostro script la possibilità di passargli dall'esterno il valore da applicare per il salto. Quindi, come abbiamo fatto le altre volte, andremo a creare una public, sicuramente float, e potremo chiamarlo vertical speed. Ok, questo vertical speed, una volta salvato e compilato il nostro sorgente, verrà esposto lato Unity. Eccolo qua. Va bene, mettiamo 10 per adesso. Poi andremo a tarare questo valore perché vedrete che in realtà andremo a tunare la funzionalità di salto. Ok, diciamo che per adesso abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Ho messo questa riga di log, vedrete adesso non a caso. Torniamo sul nostro giochino e avviamolo. Andiamo a prendere la nostra console, facciamo un clear, va bene. Viene registrato semplicemente il fatto che il nostro personaggio è con i piedi appoggiati al suolo e che la direzione orizzontale sia 0 in quanto di fatto è fermo. Ok. Perfetto. Proviamo a farlo saltare, quindi premiamo V. Oh, cosa succede? Che il nostro personaggio non salta, ma se guardate il contatore del jump, tutte le volte che io vado a premere la lettera V, viene incrementato. Quindi diciamo che la funzione viene richiamata correttamente, ma di fatto il nostro personaggio sembra non accorgersene. Questo perché? Andiamo ad analizzare il codice. Che cosa succede? Succede che la funzionalità di jump viene sicuramente invocata correttamente, ma successivamente il fatto di andare a controllare semplicemente la player direction a livello diciamo orizzontale, ok? Questa, quella sull'asse delle x, fa sì che, dato che in questo momento io sono fermo, ma che se mi muovessi non cambierebbe molto, subentrerebbe subito lo stop walking ad un certo punto. E quindi questo stop walking in questo momento sta fermando il nostro personaggio. Di fatto viene applicata una forza, ma questa forza viene annullata dal vettore a 0. Quindi l'altra cosa che ci serve, che cos'è? Non solo andare a catturare il nostro horizontal speed, scusate, il nostro asse orizzontale, ma anche quello verticale. Quindi faremo un'altra cosa, andremo ad introdurre intanto una private float
di player v direction. Ok, e già che ci siamo, facciamo un refactoring di questa, la facciamo rinomina e andiamo a chiamarla player hdirection. Ok, in modo che per coerenza queste due variabili abbiano un senso. A questo punto il refactoring dovrebbe aver funzionato, lui è esatto, mi ha cambiato tutti i riferimenti e andiamo a valorizzare la vertical direction. Quindi la catturiamo qui esattamente dove catturiamo quella orizzontale, quindi player vertical direction è uguale a input.get axis row. Ok, questa volta di vertical. Ok, benissimo. Quindi, che cosa dobbiamo fare? La prima cosa che dobbiamo fare è andare, diciamo, qui nel nostro player hdirection e dire se player hdirection è uguale a 0, ok, e il nostro vertical direction, diciamo, quindi player vertical direction è uguale a 0, allora e solo allora mi applichi lo stop walking. Ok, l'altra cosa che dobbiamo fare è a livello di start walking, e anche qui dovremo dirgli if player vertical direction è uguale a 0. Ok, soltanto se non sto saltando di fatto, quindi se la mia direzione verticale è uguale a 0 e quindi ho i piedi appoggiati per terra, diciamo, allora inizia a camminare, altrimenti non ha senso questa cosa. Benissimo. A questo punto, che cosa facciamo? Andiamo nel nostro jump e direi di settargli, vabbè, gli settiamo qua il nostro vertical speed, l'avevamo chiamato. Così abbiamo anche il parametro legato all'accelerazione verticale settato dall'esterno. Compiliamo tutto e torniamo su Unity. E andiamo a vedere che cosa succede. Ok, il nostro personaggio vedete che salta. Salta ma svolazza quasi, ok? Perché come abbiamo visto. Ok, va bene. Quindi abbiamo passato 10. Questo 10 e l'impulso iniziale fanno boom, un attimino partire verso l'alto come un missile il nostro personaggio, poi lo fanno fluttuare verso il basso. Vediamo, però diciamo che siamo riusciti a farlo saltare, ok? Sembra un po' una piuma, ma per adesso il nostro codice per il momento sta funzionando. Adesso vediamo come tunare anche il salto. Allora, per tunare il salto, direi prima di tunare il codice del salto, quindi farlo saltare un po' in maniera un po' più realistica, alla Super Mario, diciamo, facciamo un'altra cosa. Andiamo ad inserire nel nostro animator le altre due animazioni. Quindi introduciamo intanto il discorso, questo qua, il concetto di AnyState. Allora, AnyState che cos'è? È lo stato qualsiasi, cioè sta praticamente ad indicare, guarda, qualunque sia lo stato in cui si trova attualmente il nostro animator, diciamo, l'animazione del nostro animator, quindi player stop o player walk o quello che è, qualsiasi stato ti trovi, quando succede qualcosa che adesso andremo a mettere qua in mezzo, in qualunque posizione, in qualunque stato ti trovi, tu scatenala, ok? E di fatto è quello che serve a noi per il salto, perché noi non sappiamo se il personaggio sta camminando o è fermo oppure sta compiendo delle altre azioni. Quindi in qualunque stato ti trovi, dovrai eseguire quello che io ti dirò qua, quindi creeremo una transazione che parte da qui e andrà in AnyState, ok, sull'evento jump, e
un'altra transazione che passerà da jump a fall. Ok, quindi il nostro personaggio in qualunque stato si trovi, che stia camminando, che sia fermo, salterà. Dopodiché qualcosa lo farà passare dall'evento salto all'evento sto cadendo, sto ricadendo verso il basso. E a questo punto, nel momento in cui sta ricadendo verso il basso, dovrà scattare una transizione che potrà portarlo all'animazione di stop o una transizione che potrà portarlo all'animazione di walk. Agganciamo intanto tutte queste condizioni e poi vediamo quando scatenarle. Allora, queste sono abbastanza conosciute, quindi da fall passerà a stop, disabilitando tutti gli exit time e fixed duration. Passerà a stop quando lo stato è 0, ok? Così come lo stato iniziale. Quindi se è 0 passa stop. E da fall passerà a walk soltanto se il nostro player status sarà uguale a 1, ok? Le precedenti condizioni che avevamo già settato qua. Va bene? Poi, da any state a jump, direi che può passare quando, sempre disabilitando questi, importante perché sennò poi non funziona nulla, quando il nostro player status sarà uguale ad esempio a 3, ok? E da jump a star a fall quando il nostro player status sarà uguale a 4. Ok? In modo tale che abbiamo collegato tutti gli stati del nostro motore a stati. Va bene, a questo punto salviamo. Benissimo, direi che è il momento di tornare sul codice. Torniamo sul nostro codice. E quindi sicuramente qui al momento del jump, diciamo, che cosa avverrà? Avverrà che anim.setInteger, ok, di playerStatus, virgola 3. Ok, questo è il momento in cui dovrà settare l'animazione di salto. Ok? Dopodiché dobbiamo anche intercettare la ricaduta. Come intercettiamo la caduta? Allora, iniziamo a definire il metodo. Quindi faremo un private void player fall. Ok. E a questo punto nel player fall noi dobbiamo intercettare quando, diciamo, l'accelerazione verticale diminuisce. E come facciamo? Prendiamo il nostro rigid body, quindi if rigid body.velocity.l'asse y della nostra velocità, quindi il valore y della nostra velocità, quando diminuisce, ovvero quando è minore di 0, ok? Quando sta decelerando, diciamo, sta precipitando di fatto. Che cosa faremo? Faremo un anim.setInteger di player status virgola 4. Ok, benissimo. Quindi quando salta fa l'animazione di salto, quando inizia a ricadere fa l'animazione di ricaduta verso il basso. E se tutto funziona correttamente, quando sarà tornato al suolo e sarà is grounded e la vertical direction sarà 0, quindi sarà tornato di fatto con i piedi per terra. Le altre animazioni dovrebbero innescarsi automaticamente grazie al fatto che il nostro motore a stati è passato da uno stato all'altro, è riuscito a passare da uno stato all'altro perché abbiamo passato degli altri valori e lui sa che quando da qui viene passato uno stato di tipo 0 o di tipo 1 dovrà andare da una parte o dall'altra. Benissimo, non ci resta che andare sul codice, compilarlo, tornare su Unity e eseguire il gioco. Benissimo, allora, intanto facciamo così e vediamo cosa succede qua. Ok, cosa succede? Vediamo che in realtà qualcosa sembra non funzionare correttamente. Ok.
sembrano funzionare correttamente il passaggio fra i vari stati. Vediamo un attimino come fissare la roba. Allora, qua vediamo se abbiamo salvato tutto correttamente, perché ogni tanto non si salva correttamente. Andiamo ad analizzare questo, quindi abbiamo detto tutto a posto qui, player stato equals 3, ok, jump, player status equals 4, perfetto, e da qui a qui se è uguale a 0 e da qui se è uguale a 1. Torniamo sul nostro codice, vediamo se abbiamo messo tutto correttamente, quindi stop walking, player fall, ok, ecco, vedete? Io ho definito player fall e poi mi sono dimenticato di invocarlo. Quindi, quando va invocato? Sicuramente non qua dentro, perché qua dentro è quando il nostro personaggio è a terra, quindi sarebbe troppo tardi. Quello che dobbiamo fare è invocarlo qui in alto. Quindi player fall. E qui inseriremo la logica, e qui ci sarà la logica del controllo se sta ricadendo. Se sta ricadendo, setto quest'altra animazione. Sicuramente veniva settata questa, ma poi non passando a questa, l'animazione rimaneva frizzata in eterno all'interno della precedente animazione. Quindi direi di compilare, di tornare qua e di provare. Ok. Vedete che salta, unisce le gambine, quando torna giù le allarga e poi ritorna nella nostra animazione. Ma ovviamente il salto va ancora fissato, perché è piuttosto brutto da vedere. Fantastico. Allora, la cosa migliore da fare per fare in modo che il salto sia un po' più realistico è quello di giocare sulla gravità. Ok? Allora, quello che farei è prendere il nostro player, andare a verificare all'interno di Rigid Body la Gravity Scale. Vedete che la Gravity Scale iniziale è 1, ok? Quindi la nostra forza di gravità è pari al valore della forza di gravità, quindi il 100% della forza di gravità, ok? Quindi quello che faremo è andare sul nostro codice e giocare con la forza di gravità e quindi dirgli: guarda, quando stai ricadendo la tua forza di gravità, quindi rigidbody.gravityscale, magari .gravityscale, diventi più pesante, diventi 4, ok? In modo che la ricaduta sia molto più veloce. E questo fa sì che quando io innesco il salto con un impulso, una volta che al personaggio sta impressa la forza, questo Gravity Scale riduce un attimino l'altezza del salto, perché viene impressa una forza di gravità superiore e lo riporta a terra molto più velocemente, in modo molto più realistico. Ok? Quello che dovremo fare una volta che sta ricadendo, quindi la forza di gravità è superiore, è resettare la forza di gravità corretta, perché altrimenti poi ci ritroveremo sempre con un Gravity Scale a 4. Direi che quando il personaggio mette i piedi per terra, quindi diciamo qua, anzi, non lì, ma in un metodo a parte, quindi private void reset gravity. Ricordiamoci che i metodi in C sharp vogliono la lettera maiuscola iniziale, gravity. Cosa facciamo? RB punto, punto gravity scale uguale a 1, ok? E quindi quando il nostro omino rimetterà i piedi per terra, noi che cosa faremo? Faremo reset gravity qua, e quindi riporteremo a 1 la nostra forza di gravità precedentemente impostata su 4, ok? Benissimo, allora così compiliamo e andiamo su Unity a provare il tutto. Eseguiamo.
Ok, direi che il nostro salto è migliore. Vediamo che fa l'animazione, quella del chiudere le gambine, poi riallargarle e poi ritorna l'animazione. Ok, ritorna direttamente alla camminata se sto camminando, ritorna alla posizione di fermo se sono a posizione di fermo. Direi che per completare questa roba, questa animazione, quello che possiamo fare è prendere il nostro script e mettergli un vertical speed magari di 15. Vediamo se il saltino è un attimino più agile. Ok, direi che ci sta adesso. Perfetto. Benissimo. Allora, direi che per concludere possiamo aggiungere un effetto sonoro per il salto. Io ho precedentemente scaricato questo, lo importo dentro la cartella sound di Unity. Andiamo a sentire insieme il salto. Ok. Andiamo nel nostro personaggio, gli aggiungiamo un nuovo empty object, lo chiameremo jump sound. Così gli collegheremo dentro un audio source e dentro il nostro audio source andremo a trascinare il nostro jump. Toglieremo il plane on wake, gli metteremo un volume di 0.8 e va bene così. Ok, adesso nel nostro script cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere un public qua, facciamo public audio source e lo chiameremo jump effect. Ok, e quindi partendo dal presupposto che qui poi andremo a collegare il nostro audio source esterno, direi che possiamo andare qui nel jump e dirgli jump effect punto play. Ok, quindi la public l'abbiamo esposta, torniamo su su Unity, andiamo a prendere il nostro play, andiamo a prendere il nostro script, in jump effect lui si aspetta un audio source, trasciniamo questo audio source qua dentro sul quale abbiamo collegato il nostro effetto. Vediamo se funziona tutto. Ok, funziona tutto. Benissimo, abbiamo fatto saltare il nostro personaggio. Dalla prossima lezione introdurremo un altro concetto, che è quello del spostamento della telecamera. In questo momento, quando il personaggio si sposta, vedete che la telecamera non lo segue, esce dal nostro schermo e non lo troviamo più. Anche quando saltiamo in verticale, ipotizzando che qui ci siano delle piattaforme, la telecamera in questo momento non segue il personaggio e quindi sparirebbe dal nostro schermo. Quindi creeremo una telecamera che segue il nostro personaggio, creeremo delle piattaforme e parleremo anche dei materiali e delle collisioni. Grazie di tutto, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e alla prossima lezione. Ciao a tutti!